Buongiorno a tutti, nonostante adesso che sto registrando comunque sono nella prima serata di martedì 5 novembre 2019, ma dover di cronaca pubblicherò questo videoclip con l'intervista domani, mercoledì 6 novembre, presumo intorno all'ora di pranzo. Comunque, campionato di pallacanestro italiana maschile di Serie C Silver, Regione Puglia, giunto alla sua quinta giornata di andata. Ecco i risultati. Scuola del basket Lecce AP Monopoli 77-71. Aspi Santa Rita Taranto, Juve Trani 86-95. Adria Bari, Virtus Molfetta 69-77, Cestistica Barletta, Diamond Foggia 85-102, Città di Cerignola, Cus Bari 91-79, New Virtus Mesagne, Nuovo Matteotti Corrado 64-76. E ricordo che il match dei bianco-azzurri della Fortitudo Trani è stato posticipato al 20 novembre, sfida contro la Dinamo Basket Brindisi. Quel 20 novembre, ovviamente sarà di recupero per la sesta giornata di andata, e poi dirò la classifica. Le partite saranno queste: AP Monopoli Andrea Bari, Dinamo Basket Brindisi Città di Cerignola, Nuova Matteotti, Corrado, Scuola del Basket Lecce, Diamond Foggia, Santa Rita, Taranto, Cus Bari, Cestistica, Barletta, Fratelli Lotti, New Juve Trani contro New Virtus Mesagne, Virtus Molfetta contro Fortitudo Trani. La classifica dice che al momento la città di Cerignola è in testa con 10 punti, presumo che sia alla quinta vittoria consecutiva. Virtus Molfetta, Nuovo Matteotti Corrado, Scuola del Basket Lecce a 8, Diamond Brindisi e Dinamo Brindisi e Diamond Foggia a 6, Cestistica Barletta, Adria Bari, Cus Bari, AP Monopoli, Juve Trani a 4, Fortitudo Trani a 2 con una gara da recuperare, New Virtus Mesagne a 0 e Santa Rita Taranto a 0. Quindi la Juve Trani ospiterà tra le mura amiche del palazzetto dello sport Tommaso Assi di Trani la New Virtus Mesagne, che ovviamente è ferma ancora al palo a quota 0, ma credo si presenterà in quel di Trani molto agguerrita, e i bianconeri tranesi, ricordo che diciamo, stanno provando a smuovere pian piano la graduatoria, appunto con il successo della seconda vittoria stagionale. La Fortitudo Trani, che appunto reduce da uno stop un po' forzato a causa del rinvio della gara, si recherà, come ho detto prima, sul campo della Virtus Molfetta, che al momento è vice capolista col Corrado e con Lecce, ma solitamente, almeno diciamo, di mia saputa, le sfide tra Molfetta e Fortitudo, Molfetta e Juve Trani sono sempre belle pimpanti. Quindi, che dire, speriamo che, certo, avere due vittorie da parte sia della Juve Trani che della Fortitudo non è impossibile. Bisogna giocarsi la propria gara, ovviamente con l'unica differenza magari che la Fortitudo sarà fuori casa, anche se credo si recheranno Molfetta molti supporter biancoazzurri tranesi. Bene, anche per questo speciale sulla pallacanestro maschile italiana Serie C Silver Puglia è tutto. Buon proseguimento di giornata e alla prossima. Ciao a tutti.
Ricordo che tutti questi dati, informazioni, risultati e classifiche sono stati offerti dalla redazione a cura di Johnny Sport. Grazie, Johnny.